Buongiorno a tutti e a tutte e vi porto i miei saluti e una mia breve testimonianza sull'esperienza che ho vissuto e sto vivendo come scrittore che utilizza molto la funzione del self-publishing e dell'autopubblicazione. Allora, io voglio dirvi questo, nel momento in cui prima di tutto vi mettete in gioco e decidete di poter e di tentare di intraprendere una strada con la quale far arrivare i vostri pensieri, i vostri sentimenti, i vostri progetti attraverso un libro alla gente, avete da seguire due direttrici in modo particolare. Una è quella di sapere ed essere umili e coscienti con se stessi se quello che si sta facendo ha un senso, è valido e a che tipo di nicchia, di gruppo, di riferimento presentarlo per fare in modo che non vi venga scartato e venga apprezzato. E questo è tutto un lavoro di grandissimo sacrificio personale, perché devi andare in giro, devi farti conoscere, devi spenderci dei soldi, non c'è niente da fare, perché nessuno ti regala niente, tanto più in Italia nel settore dello scrivere, che è abbastanza blindato e gestito dagli editori in un certo modo. Ma l'altro aspetto essenziale è quello di intraprendere una strada dove non sei solo dal punto di vista dell'approccio della tua immagine verso l'esterno. Bisogna cercare in tutti i modi di escludere il fai da te se non sei un esperto, magari lo puoi fare all'inizio, ma quando cominci ad avere un riscontro della tua attività, hai bisogno di avere al tuo fianco una persona, un'azienda, un'attività che ti segue, che ti dà consigli e che soprattutto lavora per darti un'immagine efficace in un mondo come quello di oggi, dove la tecnologia e la rete internet è essenziale, perché poi ti può davvero dare una visibilità e farti crescere. Quindi io ho avuto la fortuna di incrociare Emanuele Properzi, in un momento cruciale della mia attività di scrittore, nel passaggio da un fai da te artigianale a un livello un po' più professionale, e l'incontro con Emanuele e l'utilizzare alcuni suoi servizi e consigli mi è diventato molto prezioso per darmi un'immagine che piano piano nel tempo mi ha aiutato a raggiungere degli obiettivi che io pensavo assolutamente impossibili da raggiungere prima. Però devo anche dire che il primo obiettivo, una volta che hai trovato una persona e un'attività come quella di Emanuele, è sicuramente quello di avere al tuo fianco un professionista che ti sa consigliare e ti aiuta a costruire una buona immagine, ma la prima cosa deve essere quella che tu sul tuo lavoro ci devi credere, ci devi investire e devi avere un'umiltà e una modestia totale. Perché se anche ricevi 100 critiche, non ti devi arrabbiare, ma devi farle depositare e pensare che forse te le fanno per aiutarti a migliorare. Quindi forza, coraggio, datevi da fare, scegliete bene quello che fate e scegliete bene le persone che vi aiutano in questo percorso, come io ho fatto con Emanuele Properzi.